Alessandro, siamo al culmine di una settimana veramente nera. Eravamo forse troppo belli prima, ma adesso siamo diventati veramente brutti. Che cosa sta accadendo? Ma guarda, io sinceramente in primis sono venuto qua a chiedere scusa ai tifosi di Amaranto, quelli che sono venuti qua e quelli che hanno visto questo scempio alla televisione. Chiedo scusa e questa è la cosa che mi preme. Quella della partita oggi, bah, non saprei sinceramente, anche se ne ho fatte diverse, cosa dire. Non so cosa dire, anche perché pronti via abbiamo completamente subito gli avversari. Siamo stati nel primo tempo 44 minuti su 45 e hanno giocato la nostra metà campo. Ma subire gli avversari, loro è un'ottima squadra, quello lo sapevamo che sarebbe stato difficile, però come hai detto tu, qualche tempo fa riuscivamo a difenderci, a sacrificarsi, a subire con testa alta, con rabbia, cattiveria, quella che adesso inspiegabilmente viene meno. Detto bene, a subire a testa alta, ma anche andare in campo a testa alta. Invece adesso sembra quasi essere tornati ai tempi in cui si andava in campo quasi col timore di reverenziare gli avversari. Che cosa è successo? Che cosa è successo a spiegarsela a caldo? No, è successo, sinceramente faccio fatica anch'io, perché se qualcuno avesse pensato che eravamo fuori dalla merda, si sbagliava di grosso, e lo dimostra adesso. Lo dimostra adesso, e quindi bisogna rimetterci giù, testa bassa, dentro la merda e navigarci, siccome noi lo sappiamo fare, perché visto che da praticamente il 20 luglio noi siamo dentro la merda, quindi bisogna buttarci tutti dentro, me per primo, e battagliare fino alla fine, poi i verdetti si dicano a maggio, perché come dico sempre, c'è sempre modi e modi di perdere, che nella vita si può perdere, bisogna perdere però con dignità e con cattiveria, con provarci, come quello che abbiamo sempre fatto anche nelle sconfitte ultimamente. Forse l'illusione appunto di esserci uscite da questa merda, invece poi siamo rientrati e lì forse ci ha un po' illuso e qualcuno si è sentito, diciamo, forse aveva già raggiunto il traguardo in anticipo. Ma questo non lo so e niente, ripeto, c'è da rimettersi a testa bassa e ricominciare a pedalare senza le chiacchiere, perché le chiacchiere veramente servono a zero. Anche perché poi ormai le possibilità sono rimaste poche, no? Lo so, che era un campionato difficile. Si sapeva fin dall'inizio, avevamo trovato la chiave e bisogna ritrovare la chiave per uscirne fuori. C'è ancora speranza, c'è ancora partite, dipende solo da noi e di quello che vogliamo fare. Senti, tu hai parlato della testa, di tecnica chiaramente non puoi parlare, di tattica non puoi parlare, ma fisicamente come sta il Livorno ora? Cioè è il solito Livorno di prima della sosta o vedi che stiamo un po' peggio? No, fisicamente si lavora sempre alla stessa maniera, perché le partite si fanno veramente sempre alla stessa maniera, curando i dettagli e tutto, quindi cioè, non posso parlare per i miei compagni fisicamente. Io so che ho avuto un piccolo problema, ma fisicamente sto bene e vado in campo per giocare 90 minuti, e i miei compagni uguali. Ok a tutti ragazzi.